entrare a casa è stata fatta a scudo da un tizio che pare sia stato tal Donietti Francesco, il procuratore Roberti, penso che ricorderà, conosce insomma il nome, sicuramente ne ha avuto, come dice, ha avuto questo, diciamo, questo contatto per motivi di lavoro. Questa famiglia ha vissuto un periodo drammatico, perché alla morte di questa ragazza l'informazione è stata distorta, a parte il fatto che tutti si sono girati dall'altra parte, nessuno aveva visto, nessuno aveva, come dice, le finestre chiuse, nessuno si era reso conto di niente, parliamo proprio di un conflitto a fuoco nel centro della città, nessuno aveva visto niente. Ma il dramma più grave, proprio più serio, è che alla morte di questa ragazza si è detto di tutto, che era stata uccisa per motivi passionali, che insomma erano poco di buono, tutto per nascondere la verità, perché la verità ancora oggi fa male, fa paura. Allora proprio un sentimento umano, e lo dicevano i nostri grandi Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, la paura è un sentimento umano, ma nulla ci toglie di avere una spinta di dignità che ci porti ad avere più attenzione a quella che la nostra coscienza civile, a rivoltarci tutti, a ribellarci, perché la rivoluzione parte da noi. Rod TV, sempre all'incontro dove è stata intitolata la biblioteca a Simonetta Lamberti, ha incontrato il movimento Agende Rosse Campano. Chiedo a Maurizio, Mimmo, scusami Mimmo, stasera tanta gente ho conosciuto, mi sto confondendo, scusatemi. Allora Mimmo, qual è la soddisfazione, tra virgolette, il risultato di questa serata per voi? Per noi come Agende Rosse, che tra l'altro cosa conosciamo affettuosamente bene, Serena, Sissi, oggi abbiamo conosciuto la mamma, per noi ha un valore, diciamo, emblematico, un po' delle cose che sono state dette un po' da tutti, però noi vogliamo rimarcare una cosa, il fatto che ci sono vittime di fatti criminali, di camorra nella nostra area, che in effetti sono veramente trascurate. Nel caso di Serena, diciamo, è venuto fuori con forza per l'azione di informazione che Serena ha deciso di fare e che ha trovato molti di noi consenzienti e vicini, perché sentiamo la necessità di essere vicino a queste persone splendide che col loro modo di vivere ci danno un esempio di come si deve, anche nelle cose più semplici della vita di tutti i giorni, contrastare la criminalità che ormai è pervasiva in tutte le aree. Soprattutto penso anche trasformare il dolore in amore, cioè un insegnamento, a me ha emozionato moltissimo la signora Angela, cioè dove non c'è neanche un po', non so se voi avete vissuto la stessa sensazione, non c'è neanche un po' di odio verso queste persone, ma c'è una lezione di vita, un'energia. Diciamo che questo l'abbiamo, conoscevamo la mamma, conoscevamo Serena, e devo dire che questo sentimento, questo modo di affrontare le questioni con grande emozione e emotività, lei è stata in grado di trasmetterla. Stasera ho visto che c'è stato un momento importante, anche emotivamente interessante, però non c'è stato quel calore che riteniamo che ci debba essere in situazioni di questo tipo, soprattutto se diciamo in un contesto nel quale c'è bisogno di tenere presente le finalità, gli obiettivi. Il contrasto alla criminalità deve essere un contrasto quotidiano, giornaliero, nel modo di essere, di vivere da giornata e di contrastare tutti i fatti ormai presenti ma da tempo nelle nostre zone, e io sono convinto che nelle nostre zone vi è troppa omertà e vi è troppa condivisione e compromissione, anche dal punto di vista sociale, economico, politico, istituzionale. Se non riusciamo a buttare per aria presenze scomode, che quando il procuratore Lepore dice che si parla troppo di cose negative, è perché la nostra campagna è rappresentata da uomini delle istituzioni più alte che puta caso sono salvate da voti parlamentari, come Cosentino, nel caso di Cosentino, vogliamo essere chiari, e praticamente poi per gli stessi motivi camorristi meno noti o capi camorra o collegati alla camorra in effetti sono dentro le carceri che giacciono, e credo che questo crea una condizione di libertà
davvero nell'economia, nella società e nelle istituzioni. Quando le istituzioni sono occupate da queste persone che manovrano attente alla gestione del patrimonio anche pubblico, non solo quello privato, contrastando finanche l'azione di riappropriazione dei territori da parte, per esempio, delle associazioni che gestiscono i beni confiscati, allora deve essere chiaro che la situazione è di una grave compromissione politica e istituzionale di chi non intende far fare un passo in avanti alla nostra regione. La nostra è una grande e bella terra, ma chiaramente maledetta dalla presenza, e purtroppo oppressa dalla presenza di questi livelli, si dice borghesia mafiosa, che finalmente viene avanti colpita anche dai magistrati. Noi siamo dal versante di quei magistrati dell'antimafia, ovunque operino, che sono innanzitutto, sono innanzitutto impegnati nel fare pulizia al proprio interno, per darne un esempio, ma per colpire quelli che sono i gangli vitali delle istituzioni italiane, che, diciamo la verità, basta, non ne possiamo più di compromissioni a questo livello. Io ti ringrazio, a nome e memoria di Falcone Borsellino. Grazie.